Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di esaudire una vostra richiesta. Infatti ho letto nei commenti dell'ultimo video haul, quello di Amazon, alcune richieste per provare insieme le silicone sponge. Questo prodotto sta letteralmente spopolando soprattutto nel mondo del make up e dell'applicazione, insomma, del fondotinta. Io le ho ricevute da Amazon, poi naturalmente vi lascio il link se siete interessate ad acquistarle giù nell'info box. Mi vedete comunque in queste condizioni un pochettino strane perché ho truccato gli occhi, ho truccato le labbra, ma naturalmente non ho fatto la base viso perché appunto voglio applicare il mio fondotinta preferito del periodo, il Sublime fondotinta di Puro Bio, con uno di questi aggeggetti qui e vedere com'è l'effetto sulla pelle. Sono sincera, già una volta ho applicato il fondotinta con questo prodotto, ma non ricordo bene quale fosse. Ultimamente sto utilizzando tantissimo questo ed essendo un prodotto molto molto chiacchierato, volevo appunto farlo con voi direttamente in video. Il prodotto in questione è questo, la forma che ho io è così, un rettangolo arrotondato, la consistenza come vedete è molto molto gommosa, fa un po' impressione perché sembra un pochettino appiccicaticcio. Comunque adesso applichiamo il fondotinta insieme e vediamo cosa ne esce. Ok, ho avvicinato la videocamera e iniziamo. Sicuramente la tonalità del fondotinta sarà un pochettino scura. Stavo utilizzando il numero 05, ma magari poi possiamo risolvere tutto con un pochettino di cipria. Ho messo il fondotinta sulla mano e adesso ne prelevo poco alla volta e vediamo cosa ne esce. Inizio dalla parte centrale del viso, oddio è stranissimo, per poi andare all'esterno e oddio, non si sfuma proprio facilmente come la Beauty Blender. Io sono abituata con il blender, quella fucsia originale, e con quella mi trovo molto bene. Ecco, è un po' complicatino magari stendere il fondotinta sul contorno occhi, e in questo momento che ho un po' mandato il prodotto verso l'esterno faccio fatica proprio a sfumarlo. Proviamo da quest'altra parte più liscia. No, questa parte che è più bombata e sembra quasi più liscia non mi piace tantissimo. Quest'altra di qua va un pochettino meglio. Ecco, la difficoltà, come vi dicevo anche prima, è applicare sul contorno occhi. Con questa anche qui bisogna fare un bel po' di attenzione. Comunque il fondotinta di Puro Bio già per sé è molto molto coprente, ma sto notando, anche pensando alle altre volte che l'ho steso con la Beauty Blender, che con questa spugnettina dà una coprenza molto molto maggiore. Guardate che pastrocchio, cioè. Quindi se volete una coprenza normale, sinceramente io vi consiglio assolutamente la Blender. Mamma mia che mascherone che ho sul viso, non sono abituata a vedermi in questo modo. Che ad esempio sul collo non mi dispiace, non mi dispiace per niente. Devo dirvi che con questo fondotinta di Puro Bio, cioè, che poi guardate è ancora tutto qui, ne ho utilizzato davvero pochissimo per fare tutto il viso, non mi sono trovata male. Nel contorno occhio, nel contorno labbra, ridefinite prima così con questa parte piccolina e poi iniziate a stendere. Anche i tempi di applicazione sono abbastanza lunghi, devo dirvi, con queste spugnette, perché io penso che con la Blender avrei già terminato di proprio truccare tutto il viso. Da applicare qui dentro no, è molto molto difficile, preferisco senza dubbio un pennello o anche la mini Beauty Blender. Sicuramente ci vuole tantissimo tempo per sfumare perché non è proprio semplicissimo. Anche il colore, adesso che si è anche un pochettino ossidato, non mi dispiace. Allora ragazzi, cosa dirvi? Come potete vedere l'effetto del fondotinta è molto molto coprente. Qui che avevo, che è la zona dove ho un po' più di brufoletti,
ha coperto tutto benissimo, ma anche grazie alla silicone sponge che, non essendo fatta di spugna come ad esempio la Beauty Blender, ma appunto di silicone plasticoso, tende a non far sfumare bene il prodotto. Ma se volete sfumarlo, secondo me dovete avere un attimino più di pazienza, dovete stare lì e massaggiare, mandare soprattutto verso l'esterno, stare attenti soprattutto alle parti più piccoline, ad esempio anche nel contorno occhi, finché magari è qui sotto va bene. Anche per dare una bella definizione al trucco, qui è ottima almeno questa forma, però per applicare il fondotinta qui o sfumare il correttore liquido qui, direi che no. Sul collo invece mi sono trovata abbastanza bene, forse perché pure il movimento, basta fare così, il fondotinta più o meno si sfuma. Un altro consiglio che vi do assolutamente, se volete provare questo prodotto con qualsiasi fondotinta voi vogliate applicarlo, mi raccomando, non mettete poco prodotto alla volta. Bene ragazze, con questo è tutto. Mi raccomando, se questa tipologia di video vi è piaciuta, lasciatemi un bel pollice in su. Vorrei realizzare anche un altro video try on, provando con voi delle black mask che mi sono arrivate. Ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale e fatemi sapere se voi avete mai provato queste silicone sponge e naturalmente come vi siete trovate. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!